Rose, may you ever grow in our hearts You were the greatest the place to serve Where lives were torn apart Goodbye, this road from a country lost Without a soul who we'll missed the wings of your compassion More than you will ever know You've lived your life like a candle and the wind Never fading with the sunset When the rain set in And your footsteps will always follow you Along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legend ever will Salutiamo i nostri ospiti, iniziamo da Maria Corbi qui in studio con noi. Benvenuta, coordinatrice Buongiorno. del nuovo hub digitale Moda Beauty di Repubblica. E in collegamento abbiamo Antonio Caprarica, giornalista, scrittore, eh, corrispondente Rai è da Londra per tantissimi eh, anni. Buongiorno Antonio, e il professor Domenico Savini, storico. Buongiorno il Domenico Savini, storico Buongiorno. delle famiglie eh, reali. Eh, Maria, partiamo da te. Sono passati 24 anni, ma il, il ricordo di questa donna è ancora potentissimo, indelebile, ancora molto forte. E, è molto forte e soprattutto anche per la debolezza degli altri membri della famiglia reale. Diana era empatica, Diana era imperfetta, Diana era più vicina alla gente proprio per queste sue fragilità. E... In questi giorni poi viene da ricordare il suo impegno umanitario, il suo impegno per i più deboli, per... ma anche per cause internazionali, la ricordiamo tutti: con quei suoi pantaloni beige, il casco sui campi minati. Questo la univa molto alla gente che la vedeva come una di loro, mentre la monarchia e tutti gli altri membri vengono visti con... lontani, comunque vengono visti parte di una istituzione che è nei fatti anacronistica e lontana quindi dalla gente e da quello che accade, soprattutto poi in questi periodi così bui per il mondo che viviamo da anni. E quindi Diana aveva questa capacità di entrare nel cuore della gente, nel cuore delle persone, nonostante poi non fosse una persona eh, Impegnata politicamente, eh, una persona forte perché l'abbiamo conosciute tutte le fragilità di Diana, ma proprio questo ha fatto sì che lei ancora oggi sia indimenticabile. Abbiamo visto le immagini scorrere dei giovani, giovanissimi Harry e William, ma forse Harry è quello che ha patito di più la perdita della madre, recentemente ha dichiarato di aver fatto abuso di alcol e droghe. Tutto questo ha sempre dichiarato e poi cambiato con l'incontro con Megan. Antonio Caprarica, il matrimonio e Megan in che modo hanno cambiato la vita del figlio più piccolo di Lady Diana, Harry? In modo radicale, questo è sotto gli occhi di tutti. In realtà, sia Harry che William hanno fatto due matrimoni che hanno una connessione profonda con quello che è accaduto alla loro famiglia e con la tragedia materna. Voglio dire che hanno cercato delle donne in grado di fornire loro quella sicurezza familiare di cui non hanno mai potuto godere nell'infanzia e nell'adolescenza. Quindi, da questo punto di vista, al netto delle polemiche che hanno seguito il matrimonio, non c'è dubbio che l'incontro con Meghan sia stato... Per Harry un fattore di stabilizzazione della propria vita, anche se questo ha comportato, e questo è naturalmente l'aspetto più doloroso della vicenda, sia sul suo piano personale che su quello dell'intera famiglia. Questo riassetto della sua esistenza accanto a una donna che gli prometteva e sembra ancora dargli molta sicurezza: la sicurezza della famiglia, dei figli, di un nucleo affettivo dentro il quale sentirsi reparato. Questo però ha comportato questo reset la rottura con la famiglia originale. Se volete è un po' la tragedia che sembra o il destino tragico che sembra, sembra perseguitare i Windsor, che anche quando i loro matrimoni eh, sembrano generati, determinati da una scelta puramente amorosa e non come si usava un tempo dalle eh, opportunità dinastiche, anche oggi in pieno tempo di democrazia affettiva, però sembra che il destino familiare dei Windsor sia sempre quello di essere divisi, fratturati eh, in qualche modo nemici dentro casa e la rottura tra Harry e William è l'aspetto forse più terribile di quest'ultima parte della saga di Winsor eh, Domenico Savini, lei ha conosciuto personalmente Lady Diana e l'ha sempre considerata eh, un'icona di, di stile e eh, di fascino che ricordo ha di questa donna? Dunque, eh, io vivo a Firenze che è la città più, diciamo, più vicina eh, come spirito, come mentalità all'Inghilterra. Eh, C'è sempre stata una grandissima colonia inglese e quando da sempre quando, nel, mi sembra, nel 1984, il principe Carlo e la principessa Diana sono venuti ospiti di Harold Acton a Firenze, devo dire che era già iniziata la trasformazione di Diana in quell'icona di stile e di eleganza che abbiamo poi sempre conosciuto. Non era più la ragazzina timida dei primi tempi del fidanzamento e del matrimonio a un ricevimento a Palazzo Vecchio, Palazzo della Signoria, dato dall'allora sindaco Lando Conti. E io ero invitato al Salone dei Cinquecento e ho avuto modo di vederli molto da vicino e di salutarli. Devo dire che ovviamente lei risaltava rispetto a lui. Che mi mi è venuto in mente un famoso episodio del presidente Kennedy quando andò a Parigi e gli disse: Io non sono il presidente degli Stati Uniti, sono il marito della signora Kennedy. Questo, naturalmente, il principe Carlo non lo poteva dire, non essendo lui capo di Stato, non, non avendo diciamo così, il carisma del presidente Kennedy, che si poteva permettere di anteporre la moglie a se stesso. In effetti, come l'ho visto io, come l'ho percepito, il principe Carlo era un po' offuscato dall'immagine di Diana e questo non gli giovava e credo che sia stato uno dei grossi problemi, tra i tanti problemi che hanno avuto, uno dei, uno dei più grossi problemi fu proprio il fatto... Che che la principessa offuscava, se così si può dire, l'immagine non offuscava, ma insomma si guardava lei, tutti gli occhi erano per lei. Sì, assolutamente, tanto che è un personaggio immortale e di cui parliamo moltissimo anche oggi, se ne occupa anche il cinema, eh, al prossimo festival di Venezia ci sarà in concorso, in anteprima mondiale, proprio eh, un uh, film dedicato eh, a Lady Diana Spencer, questo è il titolo, con Kristen Stewart che interpreta insomma, Lady Diana, ehm, insomma se, se ne continua a parlare non a caso di questo straordinario personaggio. Sì, forse una delle ultime icone del Novecento, <ride> Lady Di, e quindi fa sognare e soprattutto poi come sempre quando la morte... Eh, arriva quando si è giovani, ti cristallizza eh, in una teca dove si vedono solo i lati positivi e non invece le contraddizioni che comunque ha avuto questa donna in vita. Eh, ehm, e poi c'è sempre il paragone con Megan e Kate, siamo ecco quasi in chiusura. Imparagonabili però, sono imparagonabili perché nessuna delle due, ripeto, ha quella caratteristica e la dote di Diana che era la fragilità che la univa alla gente. Sono tutte e due forti in modo diverso e distanti in modo diverso. Una distante sui social, l'altra distante nella formalità e non hanno la capacità di unirsi come faceva Diana al cuore delle persone.